Amici del mio viaggio a New York, oggi proviamo il Krona. Guardate che belli tutti i dolci. Cosa stava cucinando in quel pentolone? Vedete che belli questi popcorn caramellati, li abbiamo anche su Jerry America. Sono in fila. Vedete che belli i macaron e tutte le torte. Cosa sarà questo dolce? Non capisco. Vedete che bello, finalmente ho preso il mio Kronatz nella confezione. Madonna mia, quanto sono buoni i dolci. Sono preso anche un cappuccino per accompagnare il Kronatz. Eccolo qua, amici. La particolarità del Kronatz, mi sta cadendo l'occhiale, che è un misto tra il croissant e i donuts, e costa 6 dollari. La particolarità è proprio che è un misto tra il croissant e i donuts. Adesso lo proviamo per voi. Lo proviamo? Che dite? Siete curiosi, eh? Siete curiosi, eh? Siete curiosi? Vai! Dentro ognuno ha un gusto diverso. Questo mi pare che è cappuccino, qualche caffè. Devo dire che è molto molto sostanzioso, mi piace. Mamma mia. Promossissimo, veramente buono. Solo questa grassa, sinceramente l'avrei evitata. Ci avrei messo solo il ripieno. E questa cosa forte perché questa glassa è un po' dolciastra per i miei gusti. Ripieno di caffè. Davvero buono, amici. Bene, amici, usciamo col mio cappuccino, adesso vi dico cosa ne penso. Usciamo e vi dico cosa ne penso. Allora, il Kronatz, l'impasto, questo misto di croissant e donuts, mi sta cadendo il cappuccino, mi è piaciuto molto. Non era pesante, non era leggero, mi è piaciuto anche il ripieno. Però l'unica cosa che forse non mi è piaciuta tanto è la glassa, che per i miei gusti è un po' troppo dolciastra, ma so bene che in America tutto è un po' più dolce. Però molto approvato, una cosa secondo me da provare, sto cappuccino, perché è davvero molto buono. Pensate che adesso, perché piove, siamo in questa situazione, non c'è molta gente, ma di solito per provare questo Kronatz c'è una fila incredibile. È una delle cose che è stata inventata a New York, di questa pasticceria Dominique Ansel. Si è inventata sta cosa. La pasticceria è un mondo di sogni, un mondo fantastico. Ho visto che a Long Island hanno aperto una pasticceria che si chiama Cerasella, adesso a Brooklyn ne apre un altro, Pietro Macellaro, che è di Piaggina. Insomma, il mondo della pasticceria è fantastico. Amate i dolci, amate la pizza. Ciao. Che pioggia, eh? Che pioggia, mamma mia. Piove tanto, piove, piove, ma a me piace. A me piace camminare con la pioggia, mi sento carico, mi sento vito, vivo. La pioggia mi dà vita. La pioggia è romantica, è felice, è vita. Va bene, ho detto già troppe fesserie.
Questa volta vi saluto veramente, vi aspetto prima o poi a New York, siamo qui ad aspettarvi, ciao! E come si chiude sta roba?